Ragazzuoli, finalmente è arrivato questo gong al calciomercato. Questa sera, come ieri, parleremo di Roma e soprattutto parleremo della prima intervista rilasciata da Tommaso Baldanzi come nuovo giocatore della Roma. Un'intervista molto breve, parole chiare, poche. Credo che voglia prestarsi più ai fatti e sono uscite, no? Delle dichiarazioni anche interessanti che ci possono far un pochino riflettere sui tanti dubbi che c'erano, no? Non sull'operazione in sé per sé, ma sul calciomercato della Roma in generale, che posso tranquillamente dire ed annunciare è stato uno dei migliori della Serie A, se non il migliore, credo insieme a Inter e Juventus, senza ombra di dubbio. Questa finestra di gennaio ci ha dato delle certezze, ha levato degli esuberi, ha messo a posto un po' di cose, ha dato l'opportunità a qualcuno di andare a giocare. Però questa sera ci concentreremo soprattutto sulle parole di Tommaso Baldanzi, nuovo giocatore della Roma. Buonasera a tutti ragazzi e bentornati da Daniel Branco, qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il benvenuto ad un nuovissimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina e condividete il video. Siamo qui per voi e vogliamo puntare in alto ai 1300. Tommaso Baldanzi, ragazzi, che questa mattina ha svolto le visite mediche, ha conosciuto i suoi nuovi compagni e ha rilasciato la sua prima intervista, come è diritto, che ho appena ascoltato pochi minuti fa, è uscita alle ore 20 sul sito ufficiale della S Roma. E un Baldanzi emozionato, visibilmente emozionato e c'è da capirlo, insomma, perché comunque è un ragazzo molto giovane che fa il grande salto. Si è espresso anche Corsi, il presidente dell'Empoli, in questo senso: dice, non è mai troppo buono per noi trattenere magari un anno in più un talento, perché è già successo in passato, magari con Di Natale ha fatto degli esempi che poi, diciamo, questo non ha giovato alla loro carriera. Baldanzi, secondo me, all'Empoli era in una fase, almeno per quanto riguarda la prima squadra, a parte il gol allo Stadium della settimana scorsa, un po' in fase calante, un po' di incertezza. Tanti cambi di allenatore, quindi poca continuità. E secondo me un ragazzo come lui ha bisogno di giocare in un ambiente che ha delle certezze. E per questo fa strano, no? Averlo visto a Roma in un ambiente che aveva appena abbandonato José Mourinho e dato il benvenuto a Daniele De Rossi, che ha portato sicuramente un'idea di calcio diversa. Non solo dal punto di vista tattico, ma proprio dal punto di vista concettuale. Cioè, De Rossi ha mantenuto i giocatori, ma ha stravolto l'idea. E in questa idea Baldanzi e Angelino, che è l'altro, ovviamente, acquisto, no? Di spicco della sessione di gennaio dopo Hausen in prestito, che non calcolo come nostro perché comunque è un giocatore che è essenzialmente della Juve e quindi non ne parlerò. Le parole di Baldanzi erano un misto di emozione e di orgoglio anche, no? Per quello che è stato il suo trasferimento nella capitale, che a detta sua è stato fortemente voluto dai proprietari. Infatti ha ringraziato pubblicamente i Friedkin dell'opportunità che gli hanno dato e soprattutto anche l'allenatore. Dice: l'allenatore anche mi ha chiamato, mi ha spiegato un po' che gruppo troverò, che è un gruppo di ragazzi per bene, è un gruppo solido che comunque lo avrebbe accolto a braccia aperte. Infatti si sono viste delle immagini durante l'intervista che ritraevano Baldanzi in palestra, che approcciava, no, con Mancini, con Pellegrini, con Bove, che gli ha dato un grandissimo abbraccio, loro comunque compagni di Nazionale Under 21. E secondo me, due giovani italiani di prospetto per il nostro calcio che comunque si ritrovano a Roma in un ambiente che sicuramente ha bisogno, no, di questi investimenti qua. Lo abbiamo detto ieri, la Tiago Pinto Masterclass l'abbiamo definita, non solo io, l'hanno definita in tanti in così, perché Tiago Pinto oggi finisce ufficialmente il suo operato, che è stato un operato secondo me serio e al quale va dato un grandissimo rilievo. Va data rilevanza a quest'uomo che ci ha sempre messo la faccia e ha fatto il possibile con quello che aveva disponibile. E chiudere la sua attività di DS a Roma con l'acquisto di Baldanzi a quelle cifre ci fa capire che comunque quando ha l'appoggio e la spinta, anche con quel poco, quel pizzico, no, di esborso economico che ha dovuto affrontare la Roma per acquistare comunque un giovane di prospettiva come Baldanzi, sa fare il suo lavoro, perché l'operazione Baldanzi, ragazzi, 10 milioni sono quelli fissi e poi sono bonus più o meno facilmente raggiungibili, quindi è un vero affare questo. Poi i primi 18 mesi sono gratis, li paghi solo lo stipendio. Non so quali sono poi, no, le clausole del contratto di Baldanzi, però insomma
è da dire che è arrivato un ragazzo che ha tanta voglia e negli occhi ha quell'emozione e quel fuoco di chi vuole fare bene, di chi si vuole mettere a disposizione, che vuole imparare dai giocatori più forti, che vuole avere la possibilità di fare uno step importante nella sua carriera. Arriva in una Roma in ricostruzione, che quindi può facilitargli, no? L'ingresso è all'interno di determinati schemi, di determinate dinamiche, sarà il sostituto naturale di Dybala, ma non per questo non potrà giocare con Dybala, perché comunque nelle rotazioni, anche durante la partita, potrebbero giocare insieme, servirà per esempio una Roma più offensiva, oppure potrà far rifiatare l'argentino in caso di infortuni, oppure in caso di rotazioni che poi all'interno di un campionato ci sono. Lunedì sera credo e spero che non solo verrà convocato, ma riuscirà anche ad esordire, così come Angelino, che è un altro giocatore che secondo me ha in testa un obiettivo ben chiaro, quello di farsi riscattare e di ritrovarsi in questo ambiente. E secondo me sono due acquisti funzionali, ma quello di Baldanzi secondo me è la ciliegina della torta ad un calciomercato della Roma fatto bene, in cui, come ho detto ieri, boccio un pochino l'addio di Belotti, che però ci può stare se andiamo a considerare una serie di fattori importanti, soprattutto per il Gallo, che ha comunque dato sempre il massimo, ha sempre fatto il suo, è sempre stato coerente col pensiero e soprattutto con la voglia di fare, perché il Gallo ha sempre avuto tantissima voglia di fare a Roma. Però arriva Baldanzi che comunque, ripeto, è un investimento voluto dalla società e questo lui l'ha specificato, cioè l'interessamento dei Friedkin e dell'allenatore mi hanno coinvolto. Appena ho saputo, queste sono state le dichiarazioni, che la Roma aveva interesse a portarmi lì da loro, ho preso e sono partito e sono arrivato. Queste sono state le parole, cioè, nel senso, lui non ha mai avuto dubbi, ma infatti i contatti e i dettagli da limare erano quelli con l'Empoli, che sono stati limati egregiamente per una Roma che fa un calciomercato da 8, assolutissimamente. Sono contento che Tommaso Baldanzi sia arrivato qui. Mi sembra un ragazzo con la faccia pulita, un ragazzo che darà tutto se stesso, che ha grandi margini di miglioramento. Quindi bisogna dargli il tempo di integrarsi, bisogna dargli la possibilità di sbagliare, bisogna dargli la possibilità anche in un ambiente così caldo di poter crescere in serenità, come è stato fatto con Bove, che è stato aspettato, che è stato coccolato, che adesso è un titolare inamovibile di questa Roma ed è un ragazzo che per il futuro può essere importante sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della qualità, soprattutto dal punto di vista della qualità. E ci tengo a dire, ragazzi, che questo è un investimento fatto ad hoc per quello che è il modulo adesso di Daniele De Rossi e che è un investimento giusto perché bisogna puntare sui giocatori giovani, bisogna puntare su l'italiano perché ragazzi in un campionato del genere dove adesso non c'è neanche il decreto crescita, far crescere i nostri settori giovanili e puntare sui giocatori italiani è qualcosa che va fatto assolutissimamente per portare il calcio italiano a brillare ancora in Europa e anche a far rivalorizzare i talenti italiani per la nazionale. Questo è quello che penso. Quindi benvenuto Tommaso Baldanzi, adesso è ancora più ufficiale, è il terzo video che ci faccio sopra, non fa niente. La voglia di questo ragazzo è palpabile, tastabile, proprio con le mani si sente. Speriamo che faccia bene, così come Angelino. Sempre Forza Roma. Benvenuto Tommaso Baldanzi. È questo quello che era mo un po' il succo della sua intervista. Quindi noi siamo tutti con te e quel Forza Roma alla fine speriamo tu possa farlo riecheggiare all'interno dell'Olimpico e non solo con il tuo numero 35. Buonasera a tutti ragazzi, al vostro Andrea, ci vediamo al prossimo video.